Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovissimo Creiamo Insieme. Realizzeremo infatti altre nuovissime decorazioni in Diamond Painting. In particolare questo video è in collaborazione con Ali o Eli, non so come pronunciarlo, che mi ha contattato per sapere se avessi bisogno di qualcosina da poter provare, recensire sul loro sito. Infatti appunto mi ha fatto scegliere qualcosina. Il sito che vi sto per presentare si chiama Fansells, vi lascio ovviamente tutti i link giù in descrizione. E ho scelto qualche articolo che ovviamente non vedrete solamente oggi, ma anche nei prossimi video. Però nel video di oggi voglio realizzare con voi due progetti. Perché due? Perché in realtà uno dei due è davvero molto piccolo, quindi ho pensato di incorporarli insieme. Allora, la cosa che risalta maggiormente all'occhio è questa decorazione con questo albero, anche un pochino natalizio, se devo essere sincera, con queste stelline. È un bel po' invernale come albero, molto azzurrino, come se fosse pieno di neve, quindi ho deciso appunto di includerlo in un Christmas project. Vi lascio qui la playlist di tutti i progetti del Natale, risalenti anche ad altri anni e soprattutto anche quelli che sto realizzando in questo periodo. E ovviamente aspettatevi tanti altri nuovissimi progetti creativi dedicati a Natale. Perfetto, allora come vi stavo dicendo, dato che si intravede il disegno, voglio mostrarvi cos'è una box per contenere degli oggetti. Adesso provo ad aprirla, ma prima vediamo tutto quello che occorre per realizzare questo progetto, ovvero tutti i nostri diamantini. Qua abbiamo la leggenda per la prima volta. Ho la leggenda a parte, quindi diciamo non inclusa nella tela in questo caso. Il nostro kit, tra l'altro, non trovavo questa pinza da un bel po', quindi sono contenta. Tra l'altro questa finalmente, ecco, io una cosa importante volevo dire a queste aziende di non mettere delle pinze pericolosissime come quelle che danno di solito, ma soprattutto farle di plastica in modo che sono anche meno pericolose, ecco. Questa serve anche soprattutto per spostare i diamantini quando magari vengono attaccati male, quindi ottima questa pinza qui, questo tipo. E abbiamo qui tutti i nostri diamantini, ne sono davvero molti e andiamoli a scoprire. Come avete visto già dal disegno, sono tutti quasi del colore azzurro, del colore blu, tutte sfumature, insomma. Partiamo da questi diamantini Winston, azzurri, blu elettrico, poi abbiamo dei semplicissimi diamantini di plastica neri, poi abbiamo questo di un azzurro molto molto carino, questi bianchi che sono sempre stati i miei preferiti perché sono anche iridescenti, poi abbiamo queste mezze sfere sempre 5D sul viola, sull'azzurro blu, delle foglioline, le chiamo foglioline blu, poi abbiamo delle foglioline argento iridescenti, non so, anche un pochino olografici, e poi abbiamo queste foglioline azzurre. Infine abbiamo foglioline argentate e foglioline sempre azzurre però piccoline, vedete comunque ci sono anche varie dimensioni. Sono in tutto 11 colori, quindi non sono tantissimi, ma voglio andarvi ad aprire, quindi a spostare anche un pochino la fotocamera per mostrarvi questa box. Si apre in questo modo ed è appunto una box contenitiva. È davvero molto grande, ma soprattutto molto molto alta. Devo andare un pochino poi a piegarla quando poi vado a metterla in piedi. Abbiamo questo sfondo, come avete visto, questa base, e devo dire che il disegno è davvero molto molto carino. È appunto questo albero un pochino particolare. C'erano tantissime altre fantasie, ad esempio sul viola, sul verde, più estivi, meno estivi, però non so voi, ma a me questo periodo mi viene in mente solamente il Natale, quindi ho deciso di prenderne una box molto più natalizia del solito, quindi mi piace molto l'idea. Ovviamente adesso l'andremo a realizzare chiudendo quindi la box e andandola a spianare, e quindi possiamo procedere. Proseguiamo con il secondo pacchettino e scopriamo subito cosa contiene. All'interno troviamo un kit per realizzare, o meglio decorare, un portapassaporto. Ebbene sì, questo andrà chiuso in questo modo. E sia da questo lato che da quest'altro, tra l'altro non pensavo anche nel retro, abbiamo questa decorazione, questo mandala. Vi rimando ad un altro mandala che ho decorato, però precisamente su un quaderno, ve lo linko qui. E vediamo subito quali sono questi diamantini. Allora, questo è il classico kit, questa volta non troviamo la pinzetta come di solito appunto è fatto il kit. E vediamo un pochino i diamantini. Oh,
sto già vedendo qualche diamantino in particolare nuovo. Guardate qui, questa sottospecie di conchiglie. Sto notando già una cosa che apprezzo tantissimo, ovvero delle bustine che si aprono e chiudono. Finalmente, ragazzi, io non sapevo più come fare con queste bustine che dovevo ritagliare e appoggiare lì per paura che cadesse il contenuto, però finalmente siamo arrivati ad una svolta. Allora, abbiamo qui queste grandi grandi che sono quelle sicuramente del numero 7 e sono fatte in questo modo, molto belle, devo dire, mi piacciono tantissimo. Poi abbiamo qui delle goccioline argento olografico iridescente, dei semplicissimi rhinestone verde smeraldo. Poi abbiamo anche questi che sono super particolari, guardate, hanno la superficie porosa, non so se riuscite a capire, ma sembra quasi carta da zucchero, mi piace da morire, sicuramente è il numero 8 per quanto riguarda questa parte. Poi abbiamo altri diamantini 5D però azzurrini chiari, poi delle mezze sfere perlate non sfaccettate, delle mezze sfere sempre non sfaccettate però rosse, proprio rosso rubino, e infine abbiamo delle mezze sfere bianche. La differenza con queste è che sono molto più piccole. Quindi perfetto, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e continuiamo il nostro video. Ed eccoli i progetti di oggi completamente rifiniti. Io mi posso definire assolutamente soddisfatta. Adoro quest'albero, adoro la lucentezza che ha. Guardate, è incredibile. Questi diamantini sono assolutamente brillantissimi, luminosissimi. Qui vedete il mio portapenne che vi ho mostrato nello scorso video, ve lo lascio qui linkato. E questo ovviamente è il nostro portapassaporto, che se andiamo un attimo a pensarci, volendo possiamo magari farlo diventare un porta carta d'identità, soprattutto per chi ancora come me ha la vecchia carta d'identità, e magari mettere qualche cosina qui. Quindi diciamo è un portapassaporto perché ha la misura per contenerlo, però magari volendo si può utilizzare anche per altri scopi, ecco. Io sono assolutamente curiosa, voglio sapere cosa ne pensate, se vi piace la fantasia dell'albero che ho scelto e soprattutto se vi è piaciuta l'idea di mostrarvi due progetti in un unico video. Io ringrazio ancora una volta l'azienda FunSales per avermi dato l'opportunità di recensire questi meravigliosi prodotti, e per oggi il video finisce qua. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!